Bene, in questa puntata invece parliamo di oggetti e di strumenti avanzati. Prima di tutto il piano di lavoro. Per fare questo preparo già un cubo dentro il piano di lavoro e vi faccio vedere qualcos'altro. Anzi, preparo già una forma un po' più complessa del solito. Prendo questo tetto, gli metto sopra questo cubo con materiale vuoto, seleziono. Faccio il gruppo ed ecco questa forma qua. Ad esempio, voglio mettere questo sopra qui o su un oggetto di cui non so l'altezza vera. Mi è più comodo utilizzare un nuovo piano di lavoro. Mi prendo il piano di lavoro, lo trascino su una delle facce, vedete che vengono selezionate, seleziono quella orizzontale e qui ecco il nostro piano ausiliare che è di colore diverso, giallino. Lo vedete? È posto proprio sulla superficie superiore. Questo mi dà la possibilità intanto di creare tutti i nuovi oggetti o di posizionarli di partenza proprio sopra tutti a questo piano, come fosse quello precedente. Altra cosa che mi permette di fare è far cambiare di piano semplicemente andando a cliccare un oggetto come questo che è sul piano iniziale, piano 0, andare a copiarlo, tasto copia o Ctrl C, deselezionarlo però e poi fare l'incolla. Ecco, questo viene rimesso sul piano. Quello ausiliario e quindi posso andare a fare qualcosa di diverso come qua e dopo magari che ne so fare una piramidina. Questo quindi è comodo anche tutte le volte che devo lavorare su piani diversi. Ad esempio immaginate un edificio, faccio tutto quello che c'è da fare piano terra e poi quando comincio il piano primo metto un piano di lavoro lì e comincio a ricostruire come i muratori che fanno questo. Poi, visto che ho questa specie di piramide lì, vi faccio vedere invece come si fa a eliminarlo. Basta tirarlo fuori dallo stage, o vi faccio vedere quanto è utile invece per lavorare su piani inclinati. Metto un piano di lavoro ausiliario su una faccia lì, ad esempio, che ne so, metto un cono. E questo lo metto esattamente lì. In questo caso qua lo voglio spostare un attimo per far vedere un'altra cosa. Eccoli, quindi questo è il nostro piano di lavoro. Lo tiro via adesso per farvi vedere e faccio il raggruppamento di questo oggetto che non è questo gran bello, però è utile, per farvi vedere invece un altro strumento che è lo strumento specchia. Seleziono e specchio, vedete che appaiono tre frecce, una verso destra e sinistra e quindi vedete che solo cliccandoci sopra, cioè poggiando sopra il mouse senza cliccare, vedete l'anteprima. Lo vedete anche di qua, sulle profondità e sulle altezze, quindi ad esempio, che ne so, facciamo così. E questo è il vostro oggetto. Non vi ho detto che gli oggetti possono tornare a essere separati con il separa. Una volta che fate il separa, tornano ancora gli oggetti iniziali. Questo perché riguarda questi due oggetti, strumenti.